Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Oggi sono qui proprio nella mia postazione make-up per parlarvi dei prodotti finiti. Prima di parlarvi dei prodotti finiti, però, vi voglio solo accennare proprio giusto due parole. C'è una mosca. Ok, due parole sull'ultima arrivata qui, che chi mi segue su Instagram ha già visto, ed è questa candela qui. Questa era la confezione che, a differenza delle altre, praticamente, questa invece, vedete, è fatta in questo modo, con l'apertura proprio sul davanti per dar modo di intravedere direttamente già la colorazione e il contenuto. Invece le altre erano proprio tutte chiuse. Sto parlando sempre di My Jolie Candle, che mi ha inviato un'altra candela, sempre in collaborazione con Octoly. Questa candela praticamente è un'edizione limitata, quindi ve ne parlo subito, perché se vi piace e se siete interessati soprattutto a questa profumazione, prendetela subito, perché appunto non ci sarà per molto tempo. Questa qui, che è quella che vedete poi accesa accanto a me, perché è impossibile non accenderla, perché vi giuro è buonissima, mai sentito nulla di simile in una candela. Allora, è questa qui che cercherò ora di non bruciarmi come sempre. Ed è in questa jar praticamente tipo plastificata, anche se sembra plastificata ma è sempre vetro, fucsia, tutta fucsia, che vedete è bellissima. Ha sempre qui la scrittina appunto My Jolie Candle, e questa è praticamente alla profumazione del frutto del drago, Fruit du Dragon. Questa è buonissima, vi giuro, cioè dovete immaginare che ho ricevuto il pacchettino con il corriere. Quando sono andata a prendere per firmare appunto il pacchettino, il corriere, cioè, talmente si sentiva proprio la profumazione, infatti ve l'ho scritto anche su Instagram, talmente si sentiva la profumazione, il corriere mi fa: "Ma signori, ma che c'è in questo pacco?" Proprio così, e io tipo sono rimasta così, tipo ero diventata rossa, e faccio: veramente c'è una candela." Mi lascio immaginare, col pacco chiuso, cioè si sentiva la profumazione. È veramente una profumazione molto molto buona, perché ricorda un po' l'estate, i tropici, le vacanze tra virgolette estive, che sono ormai andate nel mio caso. Ha un profumo molto frizzante, perché si sente proprio nell'ambiente quando l'accendete, è frizzante, ma ricorda anche tipo una nota un po' fruttata allo stesso tempo, cioè quindi un misto tra Caraibi, esotico, mare, spiagge e fruttato. Quindi, se vi interessa, andate subito sul sito di My Jolie Candle, perché comunque è un'edizione limitata e quindi non durerà in eterno. Io vi faccio vedere, in questa qui c'è un gioiello previsto, e vi faccio vedere appunto quello che subito ieri sera ho trovato io, perché l'ho tenuta tutto il pomeriggio accesa, giusto per farvi vedere anche comunque la collanina. Ho trovato questa collanina, che è bellissima, è un po' lunga come collanina, e ha qui la catenina, insomma, per accorciarlo oppure stringerla, insomma, in modo che la mettete, insomma, come più vi piace, più lunga, più corta, con una collana o da sola, insomma, questo poi fate voi. E questo qui praticamente è il ciondolino, che è molto semplice, veramente, perché è semplicissimo, però nello stesso tempo, vedete, è molto fine e molto elegante, mi piace tanto. E questa è la versione prevista per questa candela, quindi non ci saranno, diciamo, come in tutte le altre, che magari poteva essere un effetto sorpresa, ma in questa candela troverete appunto questa collanina, che vi ricordo sempre comunque è in collaborazione con Swarovski. E io sono andata sul sito di My Jolie Candle per andare a vedere il valore appunto della collanina, quindi per dirvelo nel video, non che comunque mi interessasse personalmente. E la catenina costa 60 euro, quindi se fate due calcoli, 40 euro quasi circa la candela, 60 euro il regalo all'interno, quindi insomma fatevi due conti. Io vi lascio sempre il mio codice sconto, che è sempre trucchina 10, quindi per avere lo sconto del 10%. Sappiate sempre che io non ci guadagno niente, perché non ho affiliazione o nulla, insomma, quindi ve lo do perché comunque, se vi può interessare, è sempre utile risparmiare qualcosa. E niente, noi ora ci concentriamo con i prodotti finiti. Prima di dirvi dei prodotti finiti, ecco, ultima premessa che faccio, e poi la finisco con tutte queste premesse che tipo sono eterne, vi dico solo cosa ho sulle labbra. Ed è una vita che non lo usavo proprio più, cioè vi giuro, una vita che non mettevo questo rossetto. Ho scelto stamattina di mettere Ruby Woo in versione sia matita, quindi questa è la matita e questa è la
la colorazione, insomma, di Ruby Woo in versione matita, e questo invece è il rossetto che stavo già buttando in terra. Questo era un pack in edizione limitata, ma sapete che Ruby Woo c'è sempre nel pack normale. Io ce l'avevo pure, ma praticamente è finito, cioè l'ho ritrovato, si vede che forse mi è caduto, si è staccato, e quindi il bullet era vuoto. E questo invece è il rossetto, appunto, Ruby Woo. A me piace tantissimo, ovviamente è un classico intramontabile di MAC, quindi assolutamente top Ruby Woo. Credo sia il primo rosso di MAC che io ho comprato, quindi che ve lo dico a fare, insomma, ormai lo sapete, quindi a me piace tantissimo. Però era una vita che non mettevo un rossetto normale, perché di solito io preferisco sempre rossetti liquidi o barra tinte. Comunque stringiamo e andiamo ai prodotti finiti. Allora, come prima cosa ho finito questa qui. Ho visto da poco la pubblicità in televisione con Clio che la sponsorizzava, ma io era già un mese e mezzo, se non anche due mesi, che già l'avevo acquistata. E se vi ricordate, per chi mi segue nelle stories, vi avevo postato la boccetta quando appunto l'ho acquistata da questo pone, complice un'offerta che avevo trovato in negozio. Allora, questa qui è la Micellair Skin Brit Professional Acqua Micellare Bifase. Ho visto che praticamente in tanti ne parlano bene, in tanti ne parlano male, visto che qualcuno ha criticato, insomma, Clio perché i professionisti non usano Nivea, però cioè, forse non hanno capito il senso che Clio comunque era in versione testimonial, stava sponsorizzando un prodotto, ma questo forse non era chiaro. Ad ogni modo, a me questa è piaciuta tantissimo, la voglio ricomprare perché mi trovo benissimo, e tra cui ne ho ripreso una prima ancora che mi stava finendo questa, ma la versione quella in trasparente per pelli sensibili, che sto già usando e sto già terminando, e devo dire che questa nuova linea di Nivea è veramente molto molto buona. Al di là della pubblicità Clio o non Clio, a me onestamente non interessa nulla, e quando appunto io l'ho acquistata non era neanche prevista la pubblicità, perché io non l'avevo mai sentito dire che Clio dovesse sponsorizzare questo prodotto. E quindi questo praticamente c'è scritto: per il trucco waterproof e long lasting, ed è anche ideale per pelli sensibili, senza risciacquo, senza profumo, e sono 400 ml di prodotto. Io mi sono trovata super super bene. Mi devo dirvi la verità, strucca benissimo, non mi dà nessun problema al viso, e soprattutto fa quella tipo leggera schiumetta quando la passate, che a me è tipica delle acque micellari, che a me piace tantissimo. Questa appunto, sì, ve l'ho detto, sono 400 ml, io l'avevo trovata praticamente in offerta a 2,50-2,60 da acqua e sapone, ovviamente diversi mesi fa, però veramente ve la straconsiglio, perché è un ottimo prodotto da drugstore, da supermercato, mettiamola così. Strucca veramente bene senza dare poi fastidio né agli occhi né comunque al viso. L'ho usata anche diverse volte per struccare dei rossetti che avevo su, dei rossetti liquidi. Solo con quello di Maybelline non ce la fa assolutamente, però per quanto riguarda tutti gli altri rossetti normali li strucca alla perfezione, quindi a me questa qui è piaciuta tantissimo. Ho finito un sapone di questo qui di Balea, quello praticamente fatto a schiumetta. Questo in poche parole era, diciamo, un gusto tropicale, e a me questo è piaciuto tantissimo. Non era la prima volta che lo provavo, non era la prima volta che l'acquistavo, stavo, e quindi a me è piaciuto tanto. Questo sono 250 ml, e la cosa buffa di questo sapone per le mani è che quando lo andate appunto a dosare, praticamente è come proprio una bolla di schiuma, proprio una schiumetta, che a me piace tantissimo. È molto sensibile anche per le mani, insomma, più delicate, e quindi io questo qui mi piace tantissimo e ve lo straconsiglio se avete un DM comunque a portata di mano. Ho finito due profumi, e questi veramente ve ne parlo proprio a malincuore, ma non perché non mi sono piaciuti, ma anzi mi sono piaciuti tantissimo. Il problema è che volevo già ricomprarli dopo averli comprato da pochissimo, ma da Primark non si sono più trovati. Questi due profumi sono da 75 ml ciascuno, costavano all'incirca tipo sui 9 euro, ma erano veramente il top dei top. Fra i due, quello che mi piaceva di più è, diciamo, un po' di più tra virgolette come preferito, era questo qui, Summer Oasis.
perché era proprio tipo tropicale, questo profumo tropicale buonissimo, molto fresco, fruttato, e per l'estate a me i profumi in questo modo piacciono tantissimo. Invece questo qui era un pochino più cupo, diciamo, come profumazione, però era buonissimo. E questi, niente, sono stati, diciamo, i miei compagni di viaggio tra virgolette dell'estate, però adesso sono finiti e non c'è verso assolutamente di ritrovarli da Primark, quindi a me questa cosa un po' mi piace di Primark, ma un po' mi sinceramente la trovo un po' fastidiosa, perché quando poi volete ricomprare qualcosa, niente, non c'è verso mai di ricomprare nulla. Ho finito questa qui, che è la maschera che avevo preso al Cosmo Prof con un kit di prodotti per capelli del brand Amica o Amica, che dir si voglia, ed è una maschera appunto nutriente che va a essere comunque usata solo sulle punte, va a nutrire in profondità i capelli, e a me è piaciuto tantissimo questo prodotto. È comunque ideale per tutti i tipi di capelli, erano 60 ml, insomma era tipo una travel size per capirci, e comunque questo brand si può reperire, non tutti i prodotti come al Cosmo Prof, ma si può reperire anche da Sephora. Con questo io sinceramente mi ero trovata benissimo, perché quando poi sciacquavo le punte, cioè veramente i capelli erano tipo morbidissimi, super districati, e quindi mi era piaciuta tanto tanto tanto. Sempre di Amica ho finito questo qui, che è lo shampoo secco praticamente. Anche questo era piccolino, da tipo un travel size, comunque era per tutti i tipi di capelli, e questo mi era piaciuto tanto perché lo spruzzavate sul capello. Io di solito lo usavo solo sulla cute, perché avendo i capelli grassi magari tipo dopo 2 giorni mi si ingrassavano, per non rifare subito lo shampoo magari lo usavo solo sulla cute, e questo praticamente non faceva tipo quella sorta tipo di scia bianca che fanno tantissimi shampoo secchi, che io odio, proprio odio profondo, e quindi questo mi era piaciuto tantissimo. Quindi se lo trovate, oppure se avete comunque queste esigenze, sappiate che questo è un ottimo shampoo secco e che vi straconsiglio assolutamente. Ho finito poi questa qui, che è la crema di balea, cioè in realtà è il siero della linea Acqua, la vecchia linea, perché a quanto ho capito questa qui non la fanno più adesso, o perlomeno in Germania e in Austria credo che non si trovi più, perché quando ci sono stata io non l'ho più trovata, e hanno riformulato praticamente tutti i pack, tutte le creme, i sieri eccetera eccetera. Quindi questa era, diciamo, la vecchia linea, che infatti avevo preso l'anno scorso. È un siero veramente per pelli miste top, mi piaceva tantissimo. Io infatti è 2 o 3 anni che usavo sempre questo, e ne avevo già acquistato anche un altro, un secondo, e questo qui appunto era l'ultimo che avevo in casa e che ho finito. Però veramente in estate, perché si assorbe subito, non unge la pelle, la va proprio a idratare insieme alla sua crema, era la combo perfetta per le pelli miste. Poi ho finito questa qui, che è la Floral Crush della linea di So. Questa mi era stata data al Cosmo Prof anche questa, ed è un'acqua profumata per il corpo stile Victoria's Secret per intenderci, ed è appunto a spray, però come le adoro io, e non come quelle nuove di Victoria's Secret. Questa mi è piaciuta tantissimo. La cosa brutta tra virgolette di questo brand è che non è facilmente reperibile, o meglio, so che c'è qualcosa su Amazon o su Groupon se non sbaglio, però non è che sia molto semplice, insomma, la faccenda. Quindi mi era piaciuta tantissimo perché era un'acqua proprio per il corpo, molto leggera, per niente alcolica, molto floreale, appunto proprio per l'estate, però di contro c'è questo problema di reperirle. Poi ho finito invece questa qui, che è di Primark, questa ce l'avevo già da un bel po' di tempo, che si chiama Mist You, ed è la mist appunto con rosa e vitamina E, adatta a tutti i tipi di pelle, che va, diciamo, a idratare quando si spruzza sul viso, ed è appunto questa mist qui. Sono 100 ml di prodotto, l'avevo pagata 2,50 euro, ed è molto molto buona. Poi in più la profumazione di rosa a me piace tantissimo, perché non è una di quelle profumazioni forti che nauseano, invece questa è molto leggera, molto delicata, e quindi questa qui mi sono trovata veramente molto molto bene.
Poi andiamo avanti, ho finito, questo in realtà l'abbiamo preso quando siamo arrivati lì in Austria, ed è il sapone questo qui per le mani di balea, quello cocco e ananas, che abbiamo usato durante la nostra permanenza lì quella settimana, e poi l'ho portato a casa per continuare appunto a finirlo, e questo qui è stato il primo che già è volato praticamente. A chi piace sia il cocco che l'ananas, anche se si sente un po' di più l'ananas rispetto al cocco, è qualcosa di favoloso. Inoltre, come sempre, sono 500 ml, costa veramente una miseria ed è sempre un prodotto vegan, quindi dall'Inci molto molto buono. Io ho anche il bagno schiuma di quella linea, anche uno shampoo, e quindi super super contenta perché mi piace tantissimo. Due prodotti per capelli finiti sono questi due di Sunsilk, quelli lì in collaborazione con la blogger Chiara Nasti, sono della linea Scintille di Luce Effetto Sete ed è balsamo e shampoo. Allora, questi qui io mi sono piaciuti tantissimo perché lasciavano i capelli belli morbidi, soprattutto molto molto tipo effetto glossato, quindi luminoso, perché se ci fate caso, quando prelevate lo shampoo, il balsamo no, ma lo shampoo ha proprio tipo dei glitter, una sorta tipo di glitter, che sono veramente fantastici e danno questo appunto effetto glossato, luminoso ai capelli, che a me piace tantissimo, e questi qui io li ricomprerò sicuramente non appena finirò tutte le scorte di balea, però veramente mi sono trovata benissimo. Passiamo adesso a un po' di maschere. Allora, qui ne ho diverse. Partiamo da questa qui, che è quella praticamente al panda, che avevo preso da Müller appunto ad agosto quando ci sono stata. Questa qui, che in realtà appunto è di questo brand Cadavera, qualcosa del genere, che io non avevo mai sentito, ma le vedevo appunto sempre su Instagram. Comunque, questa è una maschera al... che con questo panda disegnato, che è stupendo. Comunque è una maschera che c'è scritto che va praticamente a essere a regalare, diciamo, un'idratazione intensa al viso. A me questa mi è piaciuta tantissimo perché mi ha lasciato la pelle, si vedeva proprio bella idratata, soprattutto nelle zone tipo un po' secche vicino al naso, si vedeva che era bella idratata, bella compatta, e quindi questa qui per un euro e qualcosa che costa veramente era super super ottima, e mi sono pentita di non averne prese assolutamente di più, perché adesso ora non le potrò più riacquistare. Poi ho provato questa qui di Sephora, praticamente questa, diciamo, è un po' più rimpolpante, con aloe vera, quindi questa qui, ma a me, vi giuro, le maschere di Sephora io ci provo a ogni tanto farne una, ma farlo o non farle praticamente è sempre la stessa cosa, io non riesco a capire, forse sarò l'unica che io mi trovo in questo modo, ma a me proprio non piacciono assolutamente. Vedo che ce ne sono di 3000 tipi, ma l'effetto che ottengo su di me è sempre lo stesso, cioè niente. Quindi boh, non lo so, io, cioè, per quanto mi riguarda non ne comprerò assolutamente più, perché non ne vale proprio la pena per la mia esperienza che ho avuto. Poi ho questa qui di balea, che era la maschera appunto per pelli da normali, diciamo, a miste. Questa qui ha il carbone attivo, quindi il carbone nero, ed è una maschera appunto purificante, che mi è piaciuta tantissimo. Questa lascia veramente la pelle super super opaca, però non è un opaco spento, ma un opaco proprio naturale e radioso della pelle. Veramente cioè, asciuga proprio l'eccesso di sebo, tutte le impurità, ed è veramente fantastica questa qui. Anche questa mi pento soltanto di non averne presa un'altra, perché ne ho presa solo una, cioè sono stata tipo un'idiota, però comunque era veramente ottima. Questa qui si dovrebbe trovare comunque anche da DM insomma in Italia, perché comunque è una nuova linea che io quando ero andata a Milano avevo preso quella invece in versione peel off, che mi è piaciuta anche quella tantissimo, e quindi si trova insomma da noi. È sempre di quel brand che vi dicevo, Cadavera, ho preso i patch in idrogel, questi qui sono fantastici, vi giuro, cioè danno proprio l'effetto alle labbra proprio pieno, rimpolpato, i contorni delle labbra ben definite, che vi giuro, cioè sembra tipo di essersi tra virgolette tipo gonfiato un attimino le labbra, però vi giuro questi qui sono fantastici. Quindi se vi capita di andare da Müller, che avete un Müller comunque a disposizione, prendeteli, perché poi hanno ottimi ingredienti, perché hanno l'acido ialuronico,
l'aloe vera e l'olio di macadamia, e quindi veramente sono stupendi questi patch labbra in idrogel, quindi mi piacciono tantissimo e costano anche questi circa un euro e qualcosa. E per finire, ultima ma non per importanza, ultima maschera, la Flower Fusion di Origins, che ve ne ho parlato già in uno scorso video, mi sono trovata super super bene, mi è piaciuta tantissimo. E questa qui è appunto una maschera di quella in tessuto con estratti appunto di fiori puri, quindi con attivo di fiori puri, e va praticamente, questa qui era nel mio caso, insomma avevo scelto la versione rinfrescante che va a distendere un po' la pelle e mi era piaciuta tantissimo. Questa tra l'altro non ha un costo super elevato, costa meno di 5 euro, ve ne avevo già parlato in un video quindi non mi dilungo da di recente, e quindi super top. Poi andiamo avanti, e ho finito, vabbè, l'ennesimo struccante bifasico, che lo sapete ormai, cioè tanto io uso solo questo, sempre quello di L'Oreal Waterproof, che io mi trovo da Dio, e cioè, ormai non mi dilungo neanche più perché lo sapete benissimo. Ok, sentite il botto, lo sapete benissimo che tanto io uso solo quello ed è il mio struccante bifasico per eccellenza. Ho smaltito un po' di campioncini, che questi li ho portati in vacanza. Allora, J'adore in Joy di Dior, questo mi era piaciuto tantissimo, è molto estivo come profumo. Poi uno di Alien, che è sempre uno dei miei profumi super super preferiti, ma che non ho mai acquistato, ma prima o dopo mi deciderò e l'acquisterò. E poi questo qui di Tiffany, che è sinceramente, a me, come vi ho detto già in uno scorso video dei prodotti finiti, a me non è, cioè non è che non è piaciuto, è buono come fragranza ma non è persistente, cioè dopo un'ora svanisce, quindi non si sente proprio più niente, quindi non ne vale la pena secondo me spendere tutti quei soldi in un profumo. Ho qui un bel po' di matite finite, sia labbra che comunque occhi o sopracciglia. Allora, partirei proprio da quelle delle sopracciglia. Ho finito questa qui, che è la Precision, penso si chiamava, non mi ricordo, quella di Kiko, insomma della linea di gamma permanente. Mi ero trovata benissima anche questa, però ogni volta che la usate, ogni volta la dovete riappuntarla, perché sennò la punta non c'è più. Però veramente era ottima, e quindi quando finirò quelle della Green Me, sempre di Kiko in edizione limitata, sicuramente andrò a ricomprare quella lì. Per quanto riguarda invece gli occhi, ho finito questa matita, che l'ho finita tra virgolette in vacanza, che l'ho portata via perché ce n'era pochissimo, questa matita di Marc Jacobs, praticamente di quella in gel, quindi con l'automatica in gel, è una delle migliori matite che ho mai provato, perché è nerissima, dura veramente tanto e anche col caldo insomma riesce a resistere, quindi assolutamente top come matita nera, tra quelle diciamo high cost la metterei. E poi ho finito due matite, queste qui di Kiko, che sono questa qui, mi dispiace tantissimo perché l'abbinavo sempre a un rossetto liquido di Kiko stesso, e siccome era una limited edition di San Valentino, mi dispiace per quel motivo perché non la potrò ricomprare, ed era la Endless Love Lip Pencil, ma è proprio finita, cioè io non so che cosa si vedrà, ma è finita. Stesso discorso, è finita questa qui, la Luscious Punk, sempre di Kiko, sempre una limited edition rossa, che anche questa io lo usavo, ecco vi faccio vedere che non ce n'è più, sempre con un rossetto liquido di Kiko. Poi ho finito questa qui di Essence, la Long Lasting Lip Liner, la 02, queste non si trovano più purtroppo perché le hanno tolte insomma dal commercio, la Essence, però questa veramente mi piaceva tantissimo, era un mauve stupenda. E questa qui sempre di Essence, Long Lasting, sempre la 08, che era la nude perfetta per tantissimi tipi di rossetti, rossetti liquidi che io usavo, e purtroppo non ne ho più, e queste mi dispiace tantissimo non poterle riacquistare. Però veramente ho finito un botto di matite labbra, proprio perché io di solito tendo sempre ultimamente a mettere sempre la matita labbra sotto con qualsiasi tipo di prodotto che applico. Pasto dolente, ho finito questo qui, che è un una mini size del rossetto di Dior, il Dior Addict Extreme.
il 536, che questo veramente è dannazione, per quanto è bellissimo come colore, perché era questo rosso un po' tipo fragola, molto molto estivo, purtroppo per me è un grandissimo no questo rossetto, perché io l'ho usato la sera praticamente dell'anniversario di matrimonio, cosa che mai avrei dovuto fare, vi giuro, nonostante la matita sotto, perché appunto vi dico, io non metto mai il rossetto senza matita sotto, nonostante questo mi ha sbordato in un modo, vi giuro, pazzesco. Se mi ricordo e se trovo ancora la foto ve la metto comunque anche qui per farvelo vedere, ma per me cioè proprio di extreme, non ha proprio veramente un cavolo, cioè proprio il prodotto più flop che io abbia mai provato, cioè neanche un rossetto di Essence da 2 euro fa un lavoro del genere, e quindi veramente vi giuro, cioè ci sono rimasta malissimo. L'avevo scelto proprio per un'occasione tra virgolette più importante e mi sono ritrovata veramente tipo ogni 2x3 a dover sistemare il contorno delle labbra, perché veramente era qualcosa di indecente, cioè no, da Dior, anche se era un sample, insomma, quindi non l'avevo acquistato, ma io da Dior, da un rossetto della linea Extreme, cioè proprio tutto mi aspetto tranne che quello, sinceramente. Poi ho finito questa qui di Kiko, che è la Jelly Jungle Shake Body Lotion, è quella che praticamente era uscita con la collezione, insomma una delle ultime estive, quella bifasica che praticamente si agitava ed è una sorta di crema corpo spray che va appunto messa su tutto il corpo. Io questa ne ho comprato un'altra proprio perché mi piace da morire, mi piace sia il fatto che è spray e quindi non perdo tempo con a spalmarmi e a riempirmi di crema, e soprattutto mi piace la profumazione che è divina, e quindi già ne sto usando un'altra, e questa qui appunto è finita. Ho finito l'ennesimo igienizzante mani, ma questi io veramente ne consumo tantissimi. Questo è di Mercy Andy, la versione appunto quella tipo sul rosa, ecco qui si vede un pochino perché ne è rimasto proprio poco, la Flower Power, che è appunto la mia preferita in assoluto da tra le profumazioni. Questo mi piace tantissimo, sono anni, sarà tipo più di 3 anni che l'acquisto, e quindi assolutamente per me è top come sempre. Ho finito, in realtà questo era un mezzo finito, perché avevo già iniziato a scavarlo, a fare il buco, ma quando l'ho portato in Austria mi è caduto a terra e si è completamente rotta la cialda. Quindi questo qui era il blush di Kiko della linea Natural Color, era uno dei miei preferiti quando mettevo il rossetto rosso, perché usavo sempre 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 lui, e infatti in alcuni video me l'avete chiesto perché cioè si notava veramente tanto come colore, però purtroppo appunto l'ho dovuto buttare perché poi quel poco che era rimasto si è letteralmente frantumato, e quindi ahimè l'ho dovuto cestinare. Poi ho finito anche questa mini size, che vedete non ce n'è proprio più, del Primer Poreless di Too Faced. Questo qui è un primer che era uscito diversi anni fa, questo l'avevo trovato tipo all'interno dei vari kit di Natale eccetera eccetera di Too Faced, però questo mi piaceva tantissimo perché era tipo leggermente colorato tipo color carne e andava veramente proprio a riempire i pori per chi ha questo problema come me, e quindi mi trovavo veramente benissimo. Però se non erro ora se Sephora non lo vende più, perché appunto era un prodotto insomma di qualche anno fa, però veramente se l'avete nel cassetto tiratelo fuori, ripescatelo e usatelo, perché è veramente un ottimo ottimo primer. Sempre di Too Faced ho finito questo qui, che è il Better Than Sex, quindi l'iconico mascara sempre di Too Faced, non ce n'è proprio più, è quello con lo scovolino fatto così tipo a farfalla, come dico io, e a me questo mascara piace tantissimo sulle mie ciglia perché le volumizza e le allunga in un modo veramente esagerato, quindi l'unica cosa è che lo scovolino è un pochino grande e quindi devo stare attenta a non macchiarmi le ciglia, però per il resto è uno dei migliori mascara che io abbia mai provato. E poi per finire ho finito questo correttore, cioè in realtà ce n'è proprio pochissimo, ma è diventato cemento armato e quindi non si, anche spremendolo non esce più niente. Questo era il correttore della linea Get Peach Ready di Essence, quindi questo qui, quello con l'applicatore cushion. Questo mi piaceva tantissimo e va bene se non avete occhiaie super super pesanti, se discendete dai panda lasciate perdere, però questo qui per andare leggermente
facilmente, diciamo, uniformare e comunque illuminare un po' il contorno occhi, mi piaceva tantissimo, ma se non erro non lo fanno più e quindi uno in meno. E niente, questi erano appunto tutti i miei prodotti finiti degli ultimi mesi, tra luglio, agosto, giugno, qualcosa anche di giugno, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!